Tu quanti anni avevi? 22 anni allora. 22 anni. Diciamo, da allora qual è il tuo impegno? Ma il mio impegno da allora, io devo dire che il caso di Graziella mi ha dato forza e coraggio. Nel mio lavoro soprattutto mi ha dato grande coraggio, perché mi ha fatto capire tante cose. È vero, ho perso una sorella, ma ne ho riacquistate tante, perché tante persone mi sono state vicine. Come io cercavo aiuto per ottenere giustizia a Graziella, penso che io devo essere uno di quelli che devo dare aiuto. Perciò questo mi ha dato coraggio e forza nel mio lavoro. Su questo devo ringraziare Graziella. La sua morte non è stata invana. E questo purtroppo mi ha fatto cambiare la mia vita in lato positivo, e devo dare, come ho avuto devo dare. Eppure se da parte di tante persone non ho avuto, ci sono state persone che hanno fatto missioni, questo mi dà più carica e più coraggio nel mio lavoro di andare avanti. Ed è per questo che ancora io sono in servizio, perché ci credo. Cosa dovrebbero fare gli italiani? Gli italiani la sua parte, il suo dovere, applicare le regole. Ogni italiano si deve fare un esame di coscienza, perché quello che è capitato a me può capitare a tutti. Non è detto che un giorno c'era, ci sarà ancora purtroppo, finché le cose non cambiano. Il potere viene dal popolo e il popolo deve ben scegliere chi ci deve governare e chi amministrare. E ci devono essere delle regole, delle leggi, garantire il lavoro soprattutto, che non ci dimentichiamo. Oggi ci sono tante persone che soffrono la fame, tanti bambini abbandonati per la strada, che non hanno avuto la fortuna di avere un buon genitore, o non ce l'hanno affatto, o hanno avuto la fortuna di avere cattive compagnie. Queste persone, se a loro verrebbe offerto un lavoro, potrebbero essere delle persone degne e oneste, che vivrebbero con felicità. Invece ci sono persone che indossano la divisa, che sono disoneste e che loro non si potranno recuperare, perché uno che ha uno stipendio non può fare certe azioni. Questa è una persona irrecuperabile. È recuperabile quella persona che non ha lavoro e gli viene dato un lavoro. Quella persona si recupera. Per cui, per cambiare, dobbiamo mandare via le persone disoneste. L'ultima domanda. Secondo te che cos'è l'antimafia? Ma l'antimafia è rispettare le regole e far rispettare le regole. Questa è antimafia, rispettare le regole e far rispettare le regole. Scusami se ti faccio un appunto, ma le regole possono anche essere ingiuste, però possono essere regole. Allora, noi le regole li troviamo nell'insegnamento della Costituzione, li troviamo anche nella Bibbia, soprattutto nella Bibbia, li troviamo nelle parole di Gesù, che parlava solo di amore, di fratellanza, di rispetto per il prossimo. Già quando una persona rispetta il suo prossimo come se stesso, e se uno ha rispetto per la vita e cura gli altri come cura la sua persona, questa già è una regola fondamentale, che non ha bisogno di altre leggi, perché il sorriso dal pianto si distinguono, come la morte della vita. Perciò queste sono regole. Quando si vede un bambino che sorride e un bambino che piange, facciamo sorridere anche gli altri. Come si vede una famiglia che sta bene, una famiglia che è in povertà, facciamo far star bene pure quella famiglia. A volte non c'è bisogno di studi, basta applicare il cuore, non il cervello. Basta avere amore per il prossimo. Queste sono regole. Quando c'è un politico che piange e che ama il suo prossimo, quello è un buon politico che può fare le regole. Ma le regole sbagliate vanno evitate, non sono regole, sono false regole. Come falsi profeti, come falsi carabinieri, come falsi politici, come falsi avvocati e come falsi magistrati.